quindi adesso do la parola all'ultimo discussant, Andrea Presbitero dell'Università Politecnica delle Marche, e subito dopo le conclusioni di Lorenzo Binismaghi. Prego. Allora, cercherò di essere sintetico. Questo più o meno sono tre. Io volevo toccare tre aspetti. Primo, una breve visione d'insieme, insomma, una visione di scenario. Poi, a un certo punto dell'intervento, Binismaghi ha detto: gli economisti partono dalle ipotesi, devono sempre fare delle ipotesi. Allora, la mia domanda è: quelle ipotesi erano sbagliate? Col senno di poi, ma forse anche col senno di prima, si poteva dire sì. E poi vorrei toccare uno degli aspetti che è stato toccato adesso da Piera Lisi, insomma, quali sono i freni alla ripresa adesso e in particolar modo il nodo del credito. Lo scenario, questi sono, insomma, sapete, c'è stata i 150 anni dell'Unità d'Italia, per cui sono stati prodotti un sacco di dati, e questo grafico riporta l'andamento del prodotto interno lordo pro capite italiano dall'Unità d'Italia ad oggi, e vedete, insomma, siamo cresciuti molto, come sappiamo, nel secondo dopoguerra, dopodiché ci siamo arrestati in prossimità dell'ingresso dell'euro, per caso o non so, o insomma, o non per caso, questo non possiamo certamente dire, e poi c'è la crisi, e la crisi ci fa tornare indietro di 14 anni, se prendiamo, è uscito adesso il dato dell'Istat, il settimo trimestre di recessione, quindi il 2013 sarà peggio del 2012, quindi andremo almeno al 97, sono 16 anni persi di benessere, di crescita economica, quindi questa è la crisi. Quell'altra piccola riga invece sono i dati sulla Germania, che ho trovato soltanto post-unificazione, e vedete che la Germania, fin tanto che fino alla fine degli anni 90 andava con noi, cioè sono sempre stati più ricchi di noi, però il trend era quello, e dopo c'è questa divergenza enorme tra l'Europa del Nord e l'Europa del Sud, dove, semplificando, il Nord della Germania e il sud dell'Italia. Quindi questo è un primo fatto stilizzato da cui partire. Il secondo è, il libro si chiama Morire d'austerità. Io ho fatto una cosa che adesso si fa tanto, usare Google Trends, e quindi vedere cosa cerca la gente su Google, e queste sono la ricerca della parola suicidio in Italia e in Germania, nelle rispettive lingue, e vedete che, insomma, c'è una diversità, nel senso, se guardate sotto la Germania non si nota un trend, non si vede, parte dal 2005, arriva fino a ieri, non si nota nessun trend. Se guardate l'Italia, ma è la stessa cosa se lo fate con la Spagna, se lo fate con altri paesi, in Grecia non riuscivo a trovare la parola scritta con caratteri occidentali, quindi non l'ho potuto fare, però c'è un trend crescente abbastanza forte, quindi queste sono le conseguenze reali delle politiche dell'austerità, insomma è un modo diverso per vedere le solite cose. Passiamo alle ipotesi, insomma. È stato detto, appunto, gli economisti partono dalle ipotesi. Sì, le politiche di austerità partono da alcune ipotesi. Questo grafico, insomma, riprende alcune delle discussioni che sono partite dalle critiche di un lavoro scientifico di Rainer Roghoff, che sono emerse nell'ultimo mese. Questo lavoro, a torto ragione, bene o male, giustificava le politiche dell'austerità, perché diceva che il debito aveva effetti negativi sulla crescita quando superava una certa soglia, cioè i debiti più grandi del 90% erano correlati a riduzione della crescita. Questo è stato interpretato, a essere onesti, non sempre dagli economisti, ma più spesso, insomma, da chi li commentava, da commentatori, dalla stampa, dai giornalisti. Semplificando, si tende poi a confondere correlazione con causazione, e quindi si inferisce che l'alto debito causa decrescita, e quindi, se vogliamo crescere, dobbiamo tagliare il debito. Insomma, adesso queste cose qua finalmente sono messe in discussione, e quindi, insomma, una delle conclusioni, quella, insomma, il titolo della slide, è che, insomma, gli economisti dovrebbero essere in grado di riconoscere che i nostri risultati e le ricette che tendiamo ad esumere dai risultati che abbiamo hanno enormi margini di incertezza, invece purtroppo l'economista invece pensa di sapere tutta la verità e la propina come se avesse una ricetta perfetta. Le ricette perfette non ci sono assolutamente, ripeto, non sempre colpa degli economisti, spesso e volentieri è colpa anche di chi banalizza quello che gli economisti scrivono e dicono, insomma. Quindi cerco di rispondere a due domande. Una domanda che si leggeva sempre, che, insomma, è quotata, è citata in mille dichiarazioni della Commissione Europea, del Fondo Monetario, insomma, di tanti economisti, policy maker, commentatori, è: il debito riduce la crescita. È vera questa cosa? No. Una cosa è la correlazione, una cosa è la causalità. Sono due cose diverse, purtroppo un concetto semplice che io spiego sempre agli studenti, spero che capiscono, alcuni sono qua, forse l'avranno capito, altri tendenzialmente tendono a non capirlo.
A sinistra c'è la correlazione negativa tra debito e crescita, a destra, tralasciamo tutti i tecnicismi, c'è un grafico che dovrebbe mostrare una qualche causalità tra debito e crescita. Beh, i punti e la retta dicono che non c'è nessun effetto causale tra debito e crescita economica, quindi l'alto debito non causa bassa crescita. Esiste questa soglia magica del 90%? Nessuno crede alle soglie, nessun economista serio crede che esista una soglia e può pensare che un debito del 91% è una disgrazia e l'89% ci piace. Però questa soglia, questo effetto soglia è stato sempre portato avanti. Insomma, se pensate ai criteri di Maastricht, sono delle soglie, 60, non ha nessun senso, senza dover ricordare Pasinetti che ce l'aveva detto tanto tempo fa, insomma, però ahimè qualcuno tende a dimenticarsi quello che alcuni economisti dicono. C'è questa soglia, questo qua è un grafico sui paesi avanzati, le economie avanzate. Se uno guarda tutti i paesi, sì, beh, una relazione negativa pare che diventa negativa proprio attorno al 90%, la riga spessa. Le altre righe sono invece le relazioni paese per paese, e vedete che alcuni paesi hanno una relazione U, altre U rovesciata, alcune negativa, alcune positiva, cioè c'è un fortissimo grado di eterogeneità. Ogni paese, insomma, è stato riportato anche dagli interventi di Piero Alessandrini e altri, insomma, il Giappone è tanto indebitato, però non è un problema. Altri paesi sono meno indebitati, ma è un problema. Dipende da cosa c'è dentro il debito, dipende da chi lo detiene. È debito che detengono i cittadini nazionali come in Giappone, o è un debito che è detenuto da cittadini esteri? Cambia. Ce l'ha ricordato benissimo all'inizio Vini Smaghi. Si possono fare diverse politiche per rientrare dal debito. Inflazione, financial repression. Dipende, la fattibilità di queste politiche dipende per esempio da chi detiene questo debito, quindi è difficile generalizzare e avere ricette uguali per tutti. Insomma, e qua torniamo a questa citazione del Signore degli Anelli: qua l'idea è che c'è un modello, una regola che vale per tutti. In realtà non ci sono regole che valgono per tutti, neanche all'interno dell'Europa. L'Europa è fortemente diversa e ce lo dice, insomma, questa divergenza nord-sud. L'altra ipotesi è stata ricordata nel libro, è detto chiaramente, insomma, l'ha ripreso Piero Alessandrini, l'hanno ripreso in molti. L'austerità su cosa si basa? Questa idea sbandierata a destra e a sinistra, insomma, anche sui giornali, da economisti anche italiani, di questa idea che le politiche di consolidamento fiscale hanno effetti espansivi. Queste purtroppo si leggono troppo spesso e vengono vendute come qualcosa di vero, e si basano sull'idea che il moltiplicatore della politica fiscale è molto piccolo, cioè gli effetti sul prodotto interno lordo di una variazione della politica fiscale sono meno che proporzionali, che vuol dire che se io aumento le tasse del 2%, l'effetto sul PIL è meno che proporzionale. Posso aspettare una contrazione del PIL magari dell'1%, se il moltiplicatore si avvicina a zero, il PIL non ha nessun effetto. E così in realtà no. Questo è un grafico tratto da ormai un famosissimo studio di Olivier Blanchard, che è capo economista del Fondo Monetario Internazionale, e per gli studenti è colui che ha scritto il libro su cui voi studiate macroeconomia. E Blanchard in questo paper ci fa vedere in maniera molto molto chiara come il moltiplicatore è molto più grande di quello che si pensava, in genere insomma 1.5, quindi il moltiplicatore grande vuol dire che le politiche di austerità hanno effetti recessivi. E qui a questo punto il dibattito, giustamente, insomma, il dibattito poi prende due linee, se volete, seguendo la discussione, può prendere la linea di Vini Smaghi, e quindi questo vuol dire dobbiamo aggiustarci qual è il timing, e questo insomma è il dibattito istituzionale, la posizione del Fondo Monetario, o può prendere la linea suggerita da Emiliano Brancaccio, invece forse bisognerebbe continuare a intervenire sul lato della domanda, ma insomma il lato di il dibattito è aperto, insomma risponderanno gli autori. Quindi l'idea del consolidamento fiscale è: se io faccio consolidamento fiscale, insomma tante volte detto anche nel libro, dovrei creare aspettative, dovrei creare fiducia, l'ha detto anche Piero Alessandrini, dovrei essere in grado di comunicare ai mercati che sto facendo bene, quindi creo aspettative, i mercati mi danno fiducia, io posso eventualmente ritardare in parte l'aggiustamento perché i mercati mi finanziano. Ma non è l'austerità, almeno i dati dicono che non è l'austerità che crea fiducia. Eventualmente, per esempio, sono gli interventi della Banca Centrale Europea. Questi qua sono i tassi a lunga sui decennali, tassi reali sui decennali in Italia e in Spagna. L'economia del libro di testo cosa ci dice? Siamo in un'area monetaria, i tassi dovrebbero essere identici perché li fissa la BCE. Prima cosa, non sono identici.
la BCE ha perso in alcuni paesi il controllo dei tassi di interesse. Ma seconda cosa, dove si vede l'uguaglianza lì? Si vede soltanto quando i tassi decrescono, in due occasioni, e sono la decisione della Banca Centrale di fare le operazioni di rifinanziamento a lungo termine e poi il discorso famoso di Draghi, che ha detto che la BCE è disposta, no, a sostenere le economie. In quel caso allora si crea fiducia. Allora questo è il ruolo della Banca Centrale, qua quando si parlava di prestatore di ultima istanza, di una Banca Centrale che può creare fiducia sui mercati e permettere un eventuale aggiustamento più lungo. Quindi ci deve essere un coordinamento tra politica monetaria e politica fiscale. Non sto dicendo nulla di nuovo, queste sono cose dette da altri e insomma grafici ripresi di qua e di là. L'ultima cosa, quali sono i problemi adesso? Uno è vero che la Banca Centrale interviene, è vero che la Banca Centrale ha detto che sostiene i mercati, però per esempio c'è un bel articolo di un paio di settimane fa sull'Economist, è vero che la Banca Centrale, cioè che il Bank Lending Channel funziona, ovvero questi soldi poi vengono, arrivano alle imprese, c'è l'accesso al credito? No, non c'è. E non c'è tra l'altro di nuovo in maniera differenziata, il nord Europa funziona in un modo, il sud Europa funziona nell'altro. Questi sono dati presi dalla survey sull'accesso al credito bancario da parte delle piccole e medie imprese europee e si vede come insomma il grafico indica la percentuale di imprese che giudica che l'accesso al credito è migliorato o peggiorato nel semestre precedente. E vedete in Germania sì c'è stata la crisi di Lehman, poi bene o male il grafico sta intorno a zero, cioè l'accesso al credito non è un gran problema in Germania, almeno questo ci dicono le piccole e medie imprese, in Spagna molto di più, in Francia, in Italia c'è stato il crollo e poi la ripresa. Quindi ci sono differenze tra paesi e l'accesso al credito è differenziato. È difficile al sud ottenere finanziamenti, in periferia non funziona. La stessa cosa ce lo dice questo grafico, ci dice cose un po' diverse, però ci fa vedere un'Europa a due velocità. Qui le due linee, quella continua è la Germania, quella tratteggiata è l'Italia, e dal lato sinistro abbiamo un indice di domanda di credito, di finanziamento delle imprese nei confronti del sistema bancario, delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario. A destra abbiamo un indice di offerta di credito, l'indice di restrizione delle condizioni di credito, e si vede come la domanda di credito in Germania è più o meno stabile durante la crisi. Il grafico parte dall'inizio del 2007, per cui c'è Lehman, c'è crisi dei debiti sovrani, c'è tutto dentro. La Germania sì, va su e giù ma in maniera molto contenuta. L'Italia, di nuovo preso esempio di periferia, va molto su e giù, è molto più volatile, ha molte più difficoltà di accesso al credito, quello è l'effetto reale della crisi. Dall'altro lato c'è l'offerta, e anche l'offerta, la restrizione di credito in Germania c'è stata in parte nel 2009, poi non c'è più. Non c'è nessuna evidenza di restrizione di credito durante la crisi dei debiti sovrani, cioè 2010-2011, c'è in Italia. Ultima cosa, se confrontiamo sinistra con destra, la crisi dei debiti sovrani per esempio ci fa vedere come arriva prima la restrizione dell'offerta e dopo arriva il calo della domanda, per cui è un problema di offerta e non è un problema di domanda di credito, almeno questo dicono i dati. Ultimissima cosa, di nuovo torniamo al libro, il libro si chiama Morire d'austerità, che è un bellissimo titolo, è uscito in un libro, ho visto un articolo su New York Times due giorni fa, un libro che ha un titolo molto simile in inglese, non l'ho letto quindi non so quanto sia affidabile questo libro, però insomma chi l'ha scritto paiono persone per bene, e l'idea è in questo caso stimare, cioè avere un'idea di qual è l'effetto reale della crisi, è quello che fanno questi autori, uno è un economista sociologo, l'altro è un medico, stimano insomma che ci sono stati 4.750 suicidi in eccesso, vuol dire oltre il trend naturale che ci sarebbe stato dovuto alla crisi dal 2007 al 2010. In realtà nel libro io ho letto una sintesi fatta dagli autori, vanno a vedere anche cosa è successo nella storia, per esempio vedono che gli effetti della politica fiscale sono stati più drammatici se pensate alla transizione dei paesi ex sovietici in paesi dove c'è stata la shock therapy, per cui l'aggiustamento dall'oggi al domani, austerità in un giorno, rispetto a paesi in cui l'aggiustamento è stato molto più graduale. Insomma, per cui insomma, è di nuovo un richiamo agli effetti reali di politiche fiscali eccessivamente restrittive. Grazie.